Il comune di Borgio Verezzi raccoglie l'appello lanciato oggi dal CAI di Finale Ligure. Siamo qui con il sindaco Renato D'Aquino e l'assessore Luigi Sironi. Un bilancio di questa esperienza finalborghese di stamattina? Questa mattina, durante questo congresso, si è parlato di concetti relativi all'utilizzo dell'ambiente naturale. Sono concetti che come amministrazione comunale a Borgio Verezzi abbiamo recepito già da qualche tempo, e giusto ieri nel Consiglio Comunale abbiamo approvato le linee guida per l'utilizzo del territorio per attività outdoor nel nostro comune. Sono concetti importanti, abbiamo assistito a presentazioni veramente interessanti dove sono stati approfonditi dei concetti che in qualche maniera cercheremo di introdurre anche nella nostra gestione del territorio. Quindi direi un bilancio assolutamente positivo, e speriamo che congressi di questo tipo possano continuare per avere sempre maggiori informazioni e scambio con persone che nella gestione del territorio sono molto competenti. Sì, scambio importante di esperienze. Le tre parole chiave che mi hanno colpito sono limiti, quali limiti? Poi la macchina, il territorio e la cultura. Allora, i limiti io credo non esistono in teoria, ma nascono dalle idee. Più forti sono le idee e più si può andare oltre il limite. Ma l'idea deve essere quella di collaborare tra tutti i protagonisti di questa attività, con chi abita, con chi ha proprietà, con chi ha dimensioni territoriali. La macchina è un'idea molto bella e si è detto: un imprenditore cura la macchina, tutti noi dobbiamo curare il territorio. Quindi io credo che il punto di partenza, che poi è l'inizio di ogni progetto, è avere la cultura per valorizzare il territorio rispettandolo. E questo deve coinvolgere tutti, cioè non solo chi pratica questo sport, ma gli operatori turistici e i cittadini. Solo quando avremo una comunità che ha la cultura di questa attività, potremo dire avremo ottenuto successo. Il convegno deve andare, è andato in questa direzione.